Buongiorno, buongiorno cari amici di Filo Diretto. Oggi è martedì, come sempre siamo in diretta con voi. 0131 23 10 92 il nostro numero di telefono. Oggi ci sono veramente tantissimi argomenti. Innanzitutto possiamo commentare l'elezione del nuovo segretario del PD. Cosa cambierà oggi? Abbiamo interpellato un esponente del centro-sinistra che per la verità appoggiava il candidato concorrente alla Schlein, ossia Bonaccini. Non dovrebbero cambiare gli equilibri, nonostante insomma Bonaccini fosse come dire, il candidato dell'istituzione, no? Che comunque appoggiava di più i sindaci del centro-sinistra in Italia. E sta di fatto che insomma vedremo realmente che cosa cambierà, quali saranno gli equilibri che verranno sconquassati, se realmente ci sarà un cambiamento, ma soprattutto se la Schlein riuscirà a ricompattare il centro-sinistra, insomma praticamente anche capire dove vogliano andare i 5 Stelle e Calenda. Insomma sarà tutto uno scenario politico di opposizione per il momento da organizzare. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono prego. Sono del villaggio commercianti, anzi del quartiere Galimberti, e parlo a nome mio e a nome di tutte le vecchiette che abitano qui intorno. Quindi chiama ad Alessandria. In Alessandria, okay, sì. al quartiere Galimberti. Sì, prego. Ecco, allora io ho da chiedervi un po' di perché, e se potete darmi la risposta. Allora, vi chiedo perché qui non c'è un supermercato, tutti noi mangiamo, perché non c'è una farmacia, purtroppo siamo tanti ammalati e ci ammaliamo, poi perché non c'è un giornalaio, la cultura fa bene a tutti. E poi perché per avere pane e latte dobbiamo andare al bar? Perché i nostri figli devono ricorrere da noi quando hanno anche loro figli e lavoro? Ecco, questo è tutto quello che volevo chiedervi, il perché. Però voglio anche dire che è un bel quartiere, c'è tanto bel verde. Poi c'è anche, però ci sono anche i topi e gatti in una bella palazzina fatiscente. Ecco, e qui non so, però c'è il centro Galimberti che ci accoglie, ci fa divertire, e spero che il sindaco ce la mantiene anche tanto, e anche gli altri sindaci. Ecco, tutti questi perché voglio chiedervi. Grazie. Mi tanto per il mio sfogo. No, ci mancherebbe. Questo è il vostro spazio, quindi è giusto che vi sfoghiate. Grazie, buongiorno. Allora, intanto le dico, e dico anche agli altri abitanti di Alessandria, che il 9 marzo avremo il sindaco Giorgio Abbonante, per cui non so, magari se volete anche approfittarne per fargli delle domande, il nostro telefono è aperto, perché poi magari quando lui viene poi c'è una domanda dietro l'altra, per cui è difficile poi riuscire a prendere la linea. Però se volete nel frattempo formulargli delle domande, io poi mi risento la trasmissione, le annoto, e quindi poi magari posso fare un domanda e risposta veloce con lui. Sicuramente gli chiederò anche del quartiere Galimberti. Mi ha fatto sorridere quando la telespettatrice si è chiesta come mai non c'è un'edicola, la cultura fa bene, come si fa bene la cultura, bisognerebbe sottolinearlo e dirlo come mantra, no? Che la cultura fa bene. Le edicole stanno chiudendo sempre di più, non solo ad Alessandria ma dappertutto, stanno diventando veramente delle primule rosse. Proprio oggi in apertura di giornale avremo la notizia che arriva da Confcommercio, che solo ad Alessandria sono state abbassate 176 serrande in 10 anni. 10 anni sono tanti, ma 176 negozi che chiudono sono troppi. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Domenico di Alessandria. Buongiorno, prego.
Sì, no, volevo dirle, non voglio parlare di emigranti perché ne stanno parlando tutti sono specializzati, perché, per come, e purtroppo succedono poi quello che abbiamo visto e sentito di queste stragi col mare. Ma io mi faccio una domanda, dove prendono questi soldi dai 4 ai 9 mila euro a testa per fare queste traversate? Ma sono gente ricca, allora, questi qua che vengono, questi migranti, perché per pagare insomma una cifra così è considerevole. Io mi faccio questa domanda, spero che ce la facciano tante persone che parlano di loro, che chi dice che si possono fermare, chi dice che vengono dalla guerra, chi dice che, insomma, io ho sentito dire una cosa, voci di corridoio, questa gente qui viene presa di forza a volte e fatta salire sulle navi. Io non sono uno che è a conoscenza di tante informazioni, però voci di corridoio, andiamo a vedere come funziona questa cosa qui dalle radici. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, ma c'è da dire, ovviamente noi non siamo per fortuna dentro a queste organizzazioni criminali che sono specializzate nel traffico di esseri umani, però se voi notate, tantissime persone che vengono qua lavorano e mandano i soldi a casa, a chi c'è. C'è da dire poi che nei paesi da dove arrivano queste persone il costo della vita è veramente molto basso, per cui quello che riescono a racimolare da connazionali che sono qua, parenti che sono qua, sono veramente tanti soldi e quindi tante cifre raccolte arrivano proprio da qui. Poi insomma ci sono tantissimi disperati, ma ci sono anche persone che nel loro paese, prima che succedesse quello che sta succedendo, vivevano in maniera dignitosa. Poi ovviamente noi non conosciamo bene quali siano i meccanismi. Certo è che il 90%, non forse di più, di queste persone pagano gli scafisti. Pronto, buongiorno. Buongiorno, pronto? Pronto, buongiorno, Paolo. Buongiorno, sono Paolo di Alessandria. Buongiorno, Paolo. Bene, grazie, lei sta bene? Tutto a posto, grazie a Dio, prego. Grazie a Dio, stiamo bene. No, volevo fare un elogio alla bellezza, all'Italia. È mancata Gino Lollobrigida, no? Certo. È una grande artista, che ne hanno parlato in prima pagina a tutti i giornali del mondo. Secondo me meritava anche l'Oscar alla carriera. Comunque ha fatto onore all'Italia. Adesso abbiamo la Meloni e adesso anche la nuova che hanno eletto capo del Schlein, sì. E faccio tanti auguri alla Eleni, tanti auguri anche a lei. Speriamo che non facciano solo dei litigi, ma cerchino il bene della patria. Questo è l'augurio che faccio io. La ringrazio e buongiorno. Grazie Paolo, un abbraccio forte. In effetti c'è questo cambiamento, no? Ai grandi vertici, finalmente ci sono delle donne al comando. La Meloni ha già detto alla Schlein, mi aspetto un'opposizione durissima e quindi insomma che già la dice lunga, no? Su quelli che potrebbero essere i toni, però insomma stiamo a vedere, dopo tanto machismo e maschilismo, vediamo se le donne sono realmente in grado, non dico di cambiare questo paese perché è pressoché impossibile, però insomma, come dire, di apportare delle novità che facciano bene al nostro paese. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Gianni di Alessandria. Buongiorno Gianni, prego. Volevo parlare appunto di queste primarie del PD, no? Sì. A parte che secondo me la vera sinistra non esiste più, non è più la sinistra di una volta. E anche perché per fare la buona politica italiana, sia opposizione che chi è al governo, dovrebbero, invece di litigare, infatti mi associo a quello che ha detto il telespettatore poc'anzi,
di sedersi intorno a un tavolo e discutere veramente i problemi dell'Italia, tutti insieme, non farsi litigare io qua, io là. Poi per quanto riguarda anche tutte queste coalizioni, il PD adesso all'opposizione, 5 Stelle mai col PD, adesso si sicuramente faranno una coalizione di sinistra, 5 Stelle, il partito di Calenda, Renzi e tutto. Io sono per una politica diversa, sedersi tutti intorno a un tavolo e discutere i veri problemi dell'Italia, che ce ne sono tanti, Italia la sanità, questo bonus 110%, quello hanno tolto, e tutte queste cose. Era tutto qui. Salve Cheppi. Grazie Gianni. Certo, sarebbe bello, ma pressoché utopistico. E mentre lei parlava mi veniva in mente la canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, perché comunque ci sono delle distanze a livello proprio concettuale, idealistiche, che sono veramente molto lontane. E certo, il buon senso detterebbe questo, soprattutto in un momento così difficile, così delicato come quello che stiamo vivendo, no? Che più persone si mettessero di intelligenza, si mettessero attorno a un tavolo e veramente parlassero del bene dell'Italia, discutessero e mettessero in campo delle misure per una rinascita del nostro paese, più che farsi la guerra. Uno dice nero, l'altro dice rosso, uno dice bianco e l'altro dice verde. Oggi sono già anni che l'Italia avrebbe bisogno di costruzione e non di demolizione di idee. Non lo so. Volevo dire un'altra cosa, ma tanto c'è una telefonata prima. Buongiorno, prego. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Sento poco. È perché ha il televisore con il volume alto, deve abbassare il volume del televisore, sì, mi senti attraverso il telefono. Prego. Buongiorno signora Cati, io chiamo da Tortona. Sì. Siccome sono... Ve lo dico sempre. Ecco, l'ho abbassato un po'. Bravo. Ho un telefono che fa schifo. Io voglio chiedere una cosa. Io da venerdì che faccio il numero della mia banca. Signora, però se non abbassa il volume del televisore, questa telefonata dura fino alla fine della trasmissione, non me lo posso permettere. Allora chiedo per favore al nostro regista Marco Mandirola se cortesemente può spiegare a questa signora di abbassare il volume del televisore, almeno insomma riusciamo ad avere più spazio per tutti gli altri. E nel frattempo volevo dire che trovo molto costruttivo ad esempio quello che sta succedendo in comune ad Alessandria, dove si sta discutendo il DUP, che è il documento unico di programma, che è stato ovviamente presentato dalla maggioranza in governo, vale a dire dal centro-sinistra, e che è fermo, non è fermo, però insomma sta venendo dibattuto dall'opposizione, che ha presentato più di 100 emendamenti e i consigli comunali si stanno susseguendo uno dietro l'altro, però c'è da dire che la maggioranza ascolta l'opposizione e laddove ritiene che l'opposizione, come dire, faccia delle correzioni utili, allora insomma parliamone. Ecco, questo secondo me è una buona politica, perché non è che comando io e solo io sono la verità e la luce, di Dio ce n'è solo uno, e quindi questo mi sembra un modo intelligente di fare politica, indipendentemente dalla sinistra, dalla destra. Lo sapete che bisogna sempre avere, come dire, il buon senso e guardare le persone e il loro operato e non tanto le casacche che rivestono. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono Lavinia di Alessandria. Buongiorno. Volevo dire una cosa. Da quando io ero piccola,
praticamente c'erano soltanto quattro partiti: comunisti, comunismo, democrazia cristiana, socialismo e alleanza nazionale. MSI, allora MSI. MSI, sì, io adesso non mi ricordo. Dopo alleanza nazionale. Io dico, ma perché tutte queste sfaccettature, tutte queste cose nuove? Ma non era meglio così? Quattro partiti e l'Italia andava bene. Beh, insomma, che l'Italia andasse bene è un po' tutto da vedere, perché comunque sia, noi oggi, intanto la ringrazio e la saluto, buongiorno, noi oggi stiamo pagando il conto di quell'epoca, che è l'epoca a cui lei fa riferimento, ossia alla Prima Repubblica, che poi, come tristemente ben sappiamo, è sfociata sul caso Tangentopoli, che di fatto ha sconquassato tutto un sistema politico nel quale tutti quanti noi abbiamo beneficiato, perché comunque sia la politica stava bene, ma faceva vivere bene anche noi, ma di giorno in giorno, come dire, contribuiva a determinare quel buco di bilancio che poi è diventata una grandissima voragine e che poi ha dovuto ovviamente scontrarsi con tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato il mondo finanziario fino a oggi. E stiamo pagando ovviamente, sebbene siano passati tanti anni, ancora quel debito lì che nel frattempo ovviamente ha accumulato altro debito. Bene, io vedo pronta la nostra Cristiana Zanetto con le anticipazioni del telegiornale delle 12.30, rimanete lì perché poi ci rivediamo subito dopo. Sì, buongiorno Katie, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Tra poco nel nostro TG delle 12.30 parleremo di un commercio sempre più in difficoltà, del resto è una realtà che riguarda tutte le grandi città, le grandi e le medie città italiane, dove si perdono sempre di più le attività di commercio al dettaglio, ma anche quelle commercio degli ambulanti. Pensate che soltanto negli ultimi 12 anni Alessandria ha perso 173 attività commerciali. Poi parleremo di politica, come sapete Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, siamo andati a vedere che cosa cambierà dal punto di vista della politica locale, degli assetti della politica locale. Battaglia in consiglio comunale a Dovada, si dovevano incontrare, si dovevano parlare per quanto riguardava il bilancio comunale, ma il consigliere dell'opposizione Priolo è uscito dal tavolo di discussione e si sono creati non pochi problemi. E poi parleremo di Guinness dei primati, è un novese ad aver battuto il record per il numero di pose da Superman con la propria moto, staremo a vedere di chi si tratta. A tra poco. Eccoci insieme con la seconda parte di Filo Diretto, vi rinnovo il nostro numero di telefono 0131 23 10 92 per mettervi in contatto con noi. Allora, stavamo parlando, c'è una telefonata? Pronto? No. Ah, ok. Sentivo sottofondo, ma niente. Allora, dicevo, stavamo parlando prima di politica, no? E di quello che, come dire, la politica deve riuscire a fare. Stavamo parlando del fatto dei negozi che stanno chiudendo a più non posso. Oggi stavo anche leggendo un sondaggio riguardo al potere d'acquisto degli italiani che sta crollando in maniera esponenziale. Solamente un italiano su due, pensate, che lavora, riesce a mettersi da parte qualcosa, che è veramente pochissimo, un italiano su due. Il resto non riesce, o spende tutto quello che guadagna per pagare le bollette, per pagare le spese, o altrimenti non arriva neanche alla fine del mese con quello che guadagna. E questo mi fa riallacciare anche al tanto discusso reddito di cittadinanza, che in Italia ha elargito dal 2019 23 miliardi di euro, ne hanno usufruito 5 milioni di persone, 2 milioni di nuclei familiari, e che il governo Meloni si sta apprestando
come dire, a ritoccare. A ritoccare perché? Perché ovviamente, perché il 12% delle domande, e non è poco, che sono state avanzate per poter usufruire del reddito di cittadinanza erano farlocche, ossia erano da parte di persone che non avrebbero dovuto percepire il reddito di cittadinanza in quanto privi di requisiti. E tra questo 12% anche un numero considerevole di persone che hanno a che fare con la giustizia. Ora, sicuramente è giusto riuscire a dare un aiuto a chi realmente ne ha bisogno. Attenzione però, grazie, perfetto, ok, c'è però da dire che bisogna fare molta attenzione al fatto comunque di riuscire, come dire, a creare ricchezza, perché questo, dal mio punto di vista, che sono assolutamente nessuno, è quello che serve. Cioè, va bene aiutare le persone deboli, le persone che hanno bisogno, però l'Italia deve essere rimessa in piedi da un punto di vista imprenditoriale, e credo che questa sia la grande sfida che attende il nostro paese, che attende i nostri politici, che siano, vi ripeto, di destra, di sinistra, di sotto, di sopra, quindi senza assolutamente guardare la loro provenienza. Perché solo in questo modo si può ripartire, altri non, sinceramente non ce n'è, non credo che dando un contributo alle persone, cioè voglio dire, se io do 550 euro a una persona che ne ha bisogno, questi 550 euro andranno a essere reinvestiti nei negozi, nel commercio, nell'imprenditoria? No, servono per riuscire a pagare quello che bisogna pagare, punto. E quindi questo non è un sistema, dal mio punto di vista, vincente per poter uscire da questa grande crisi. Non so, voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere. Credo che questo sia un discorso veramente molto importante e che riguarda ovviamente tutti noi, perché tutti noi ne siamo direttamente coinvolti, no? in questo status di cose. Bene, intanto che attendo, se volete per commentare questo argomento, volevo dirvi un'altra cosa che questa mattina mi ha fatto un po' sorridere. Niente, non vi racconto niente perché vi devo salutare, ma ve lo racconterò, tanto è molto attuale, ve lo racconterò le prossime volte. Grazie per averci seguito, la linea tra poco al telegiornale, buon pomeriggio.